come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo, ascoltiamo il Vangelo secondo Marco nella quarta domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Cari fratelli, nelle precedenti domeniche abbiamo detto che Gesù inizia la sua vita pubblica propriamente dalla Galilea, la culla del Vangelo. Gesù aveva lasciato la sua cittadina Nazareth, dove viveva con Giuseppe e Maria. Adesso pone il suo domicilio più a nord, sempre nella Galilea, e precisamente a Cafarnao, che è una città anche importante, è un luogo anche di passaggio, c'è una strada maestra che collega il nord con il sud, quindi un centro commerciale situato, ubicata sulle rive del grande lago propriamente di Galilea. E qui abbiamo, secondo Marco, la descrizione di una giornata tipo di Gesù. Tante volte ci chiediamo come visse le giornate Gesù, e Marco ci sta descrivendo un sabato vissuto da Gesù. Oggi nella sua prima parte, la domenica prossima il prosieguo. Gesù che entra proprio perché di sabato nella sinagoga, insegna, libera un uomo posseduto da un demonio, e subito dopo, la domenica prossima, ascolteremo quando Gesù è invitato a casa dalla suocera di Pietro, pranza con i suoi apostoli dopo aver guarito la suocera dalla febbre, e poi al tramonto del sole, quando gli portano tutti i malati sulla piazza davanti alla porta della casa, guarisce molti malati, e nelle prime ore del mattino, dopo un breve riposo, Gesù che si ritira tutto solo a pregare. Qui adesso siamo nella sinagoga a Cafarnao, potremmo dire la casa della preghiera. Gesù provoca intanto stupore tra gli ascoltatori, abbiamo sentito dal Vangelo, con il suo insegnamento. L'autorità, cioè, di Gesù non è professionale. Dicono insegna con exousia, con autorità, con potere divino. È un'autorità, quella di Gesù, con cui insegna, che viene dall'alto e dal di dentro. Il Cristo, il messaggio, fa corpo, potremmo dire, con il suo essere. È lui il messaggio, lo stesso messaggio. Questa è l'autorità che fa anche impallidire tutti quanti gli altri, perché qui la parola rivela la persona.
com'è bello quando noi ascoltiamo la parola di Dio, soprattutto quando viene proclamata nelle nostre assemblee liturgiche, nelle nostre celebrazioni domenicali. Mostrare questo stesso atteggiamento, mostrare questa adesione, fa suscitare questo senso di meraviglia, di riconoscenza a questa exousia che viene da parte di Gesù che si presenta a noi con il suo insegnamento. E noi avvertiamo quando la parola veramente esce dal cuore o quando è soltanto finzione. Cristo parla e meraviglia ancora gli uomini. Ma ci chiediamo, veramente Cristo continua a meravigliarmi quando viene proclamata questa parola di Dio? E c'è poi il secondo momento, c'è il secondo momento che è determinato dalla presenza di quest'uomo sofferente, potremmo dire, perché posseduto da una forza demoniaca. Tante volte ci si chiede, si sente chiedere, esiste il demonio? Il demonio esiste, ed esiste anche il vincitore del demonio, non lo dimentichiamo. Gesù non ne stupisce soltanto con il suo insegnamento, ma anche con le sue opere. Qui Marco racconta un miracolo, una guarigione, la liberazione di una persona posseduta propriamente da un demonio. Secondo il Vangelo, il demonio non è un simbolo, come qualcuno potrebbe pensare, ma è una persona realissima e orientata liberamente contro Dio. Questo è il demonio. Egli è un essere pervertito, ma anche pervertitore. Purtroppo molti dicono che il demonio non c'è, per certi aspetti fa comodo pensare che non esista, ma il Vangelo è chiaro, non solamente nel Vangelo, nel brano odierno, ma anche in tante altre occasioni il Vangelo ci presenta questa realtà dura, triste della presenza del demonio. E su simili questioni soltanto la parola di Dio può dire qualcosa di sicuro e di definitivo. Qui il demonio, guardate, frequentava la sinagoga. Non lo dimentichiamo, non trascuriamo questo particolare. Un luogo, cioè, ufficiale della preghiera. Non esiste un luogo che possa automaticamente rendere buona una persona o un luogo che rende cattiva automaticamente una persona. La bontà o la cattiveria dipendono dal cuore, dipendono dalla nostra coscienza, dipendono dalla pratica delle nostre opere. Non ne riteniamoci buoni soltanto perché frequentiamo la Chiesa. La bontà si acquista vivendo il Vangelo, ascoltando il Vangelo che viene proclamato in Chiesa. E per conquistare questa bontà è necessaria una lotta contro Satana, che opera anche all'interno della Chiesa. Forse con più gusto, con più accanimento. Ma ricordiamoci che come esiste il demonio, esiste il vincitore del demonio. La signoria di Gesù, con la sua morte e risurrezione, hanno spezzato la signoria di Satana sul mondo. Quando Gesù dice, ce lo riporta l'Evangelista Giovanni al capitolo 12, al versetto 31, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Carissimi fratelli e sorelle, guardiamo
già questa prima parte della giornata di Gesù, dove insegna con autorità e dove non si limita semplicemente all'insegnamento, ma va a difendere la persona, ogni persona ferita nel corpo e nell'anima, perché i nemici dell'uomo sono i nemici anche di Dio. Ricordiamolo, vivere in Cristo allora è vivere un cammino di liberazione. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signore.